Un piccolo breve intervento, innanzitutto perché ci sentiamo in dovere di ringraziare Camporosso, di ringraziare i cittadini che in qualche modo si hanno dato molta, molta fiducia alla nostra amministrazione e soprattutto al nuovo, diciamo, ai nuovi consiglieri comunali con un'elezione che ha dato un risultato veramente molto, molto importante e quindi mi sento veramente di ringraziare di cuore tutti coloro che hanno sostenuto la nostra candidatura. È sicuramente per noi un onore, ma è anche una forma di impegno molto importante perché ci sentiamo in qualche modo obbligati e presi dalla necessità ovviamente di garantire il massimo impegno proprio nel nostro mandato. Ovviamente con l'obiettivo che ci siamo sempre posti, quello che è una costante, è quello di far crescere il più possibile Camporosso e garantire il meglio ai propri abitanti. Questo è nostro sempre la nostra mira che non vogliamo mai dimenticare e sicuramente che guiderà ancora una volta il nostro mandato elettorale. Ma non solo volevo ringraziare ovviamente i nostri elettori, volevo ringraziare tutti i cittadini, perché anche quelli che in qualche modo non hanno espresso diciamo, la votazione per la nostra lista, perché bisogna garantire sempre il massimo assoluto rispetto nei confronti anche delle scelte di ciascuno di noi. Quindi il mio ringraziamento è veramente globale per tutti. Ed è importante che sia così. E va a toccare uno, secondo me, dei principi fondamentali nostri, che lo condividiamo, ma sono anche principi della Costituzione, perché l'articolo 97 proprio della Costituzione mette in evidenza quello che è il principio dell'imparzialità, che già in campagna elettorale, comunque più volte avevamo citato, e questa sera però lo ribadisco con ancora molta più forza. Perché siamo stati eletti e quindi questo impegno lo dobbiamo assolutamente garantire. L'imparzialità cosa significa per noi in generale? Cosa significa? Significa comunque in maniera molto diretta non avere favoritismi o non fare in qualche modo ritorsioni nei confronti delle persone. Questo è sicuramente un elemento sostanziale, ma soprattutto garantire l'equidistanza, o meglio, l'equivicinanza, se si può dire, nei confronti delle persone. Quindi questo noi vogliamo assolutamente mantenerlo come diciamo, impegno costante, non solo mio, ma di tutta l'amministrazione comunale. E qua andiamo a toccare nel momento in cui dico equivicinanza, proprio la vicinanza nei confronti dei cittadini, perché uno degli aspetti sostanziali della nostra amministrazione è stato proprio quello di sentirsi vicini e di ascoltare tutti i cittadini di Camporosso. Questo ci ha garantito comunque, secondo me, ma secondo noi, ma credo poi il responso lo conferma, che le cose funzionano bene. Cioè, se si riesce in qualche modo a interagire in maniera diretta, con un confronto leale, con un confronto chiaro con i cittadini, si riescono veramente a porre le basi per costruire proprio le condizioni più corrette per fare il meglio, il bene proprio della nostra comunità. E riusciamo, come dire, a essere lucidi anche negli interventi che vengono programmati di volta in volta. Cioè, riusciamo a garantire nella maniera più aderente possibile alla realtà quelli che sono i bisogni dei cittadini. Se non avessimo questo rapporto appunto così forte, non soltanto con i cittadini, ma anche con le associazioni, anche con le attività produttive, sicuramente saremmo meno efficaci e meno efficienti. Quindi ci tenevo ancora questa sera a parlare di questo aspetto a tutti i consiglieri comunali che devono essere pienamente consapevoli dell'importanza di questo aspetto qua. Sapete benissimo che il sottoscritto, ma tutti noi, teniamo sempre le porte aperte e quindi siamo sempre disponibili in qualsiasi momento proprio a parlare con le persone, soprattutto le persone che
presentano delle difficoltà, che hanno delle esigenze, che presentano delle fragilità. Noi ci siamo e cercheremo sempre in questo mandato di garantire questa continuità nei rapporti. Quindi questo ci tengo molto a dire. E appunto anche il nostro programma elettorale, che non è certamente la sede questa sera di andarlo a esplicitare, a renderlo, perché ne abbiamo già parlato in campagna elettorale e ci sarà proprio un'apposita seduta dove lo illustreremo, proprio le linee di mandato si chiamano così, ci teneva a dire che corrisponde proprio a quelle che sono i bisogni sostanzialmente che sono emersi da parte della cittadinanza.